E ci siamo amici, puntata numero 33, Passione Triathlon, non è che Passione Triathlon, Dado Triathlon Show, ma siamo sempre a parlare di passione di triathlon e introduciamo subito El Marabaus con gli occhiali rossi. Buonasera a Twitch, buonasera. Sì, perché non vedo, sta diventando buio anche fuori, eh. Wow, Perciò puntata le giornate super. si C'è subito accorciano. Filippo che ci scrive, puntata super grande Paolo, perché entriamo già nel mood perché abbiamo Radio Corsa oggi, Max, cioè veramente un grande onore, un grande piacere, sappiamo che faremo una puntata di 3 ore secondo me, perché sappiamo quanto Paolo piace chiacchierare e a noi quanto ci A noi piace non ci piace. ascoltarlo. Sì, anche noi siamo un po' lunghini. Abbiamo un sacco di cose belle da raccontarci. Max, cosa ne pensi del weekend che abbiamo appena vissuto? Intensissimo. Esplosivo, esplosivo, esplosivo. Hai sentito quella. Adesso entriamo subito nel mood e ovviamente chiediamo anche a Paolo. Ma hai sentito della questione di Frodo, no? Che ha detto: ah, mi attiro. Ero incazzato con. Ops, arrabbiato con Blue perché alla prima boa mi ha dato un pugno e in realtà non era Blue. E quindi però lui comunque ha detto il trono è come sempre mio. Sì, c'è sempre. C'è stata un po' di maretta, poi va bene, poi magari ne parliamo più tardi quando entriamo nel discorso, nel vivo E a della PPO. proposito poi dei modi di dire, soprattutto in Spagna si dice merda, 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 giusto? Anche Sì, dovremmo sì. parlare anche di Di questo. merda, di merdine, di merdine, di merdine. Sì, Bisogna farci tanti. l'abitudine. Tanti argomenti da parlare, allora introduciamo subito il nostro Paolo, il Degano, Radio Corsa, La Placa. Ciao Paolo. Ciao a tutti, ciao Dado. Degano o Radio Corsa? Come ti dobbiamo No, soprannominare? oramai io sono il gran sacerdote Degano e Ale è il gran visir. Cioè, no. Oramai, È così. dopo gli ultimi risultati, non, Radio Corsa, incidenter tantum, lo usiamo solo quando ci sono le gare perché mi dicono che fa ridere. Anche se ogni tanto. Ma pensate che in Polonia uno mi conosceva, anche, ah, Riu Radio Corsa. Tra l'altro, ascolta, Radio Corsa bisogna capire bene dove siete andati perché risultava un Danzica, invece era un Dina. Lascia Vabbè, stare un po'. ne parliamo dopo. Non ne Ascolta, vengo allora, fuori. cominciamo subito, noi ti facciamo un po' di domande, vediamo se ti sei preparato, no? A parte gli Voglio. scherzi, insomma, abbiamo vissuto un weekend, come dicevamo prima con Max, davvero intenso, volevamo cominciare a parlare prima di arrivare in Polonia, lì ce ne abbiamo da parlare un bel po' perché veramente Dolotim e non solo, anche Triathlon Team Alto Adige in grande spolvero, anche Valdigne Triathlon, perché c'è anche il buon Nano, Ivan. caro, ha detto la sua, eh. Però prima di spostarci appunto a Gdynia, vorremmo che ci dici quel che pensi di quello che è successo a Milwaukee con Frodo che è ancora re. Cosa ne pensi di questa sfida e di Guarda, questa sfida vinta? ne stavamo parlando con Ale il giorno dopo, perché mi sembra che loro abbiano corso il sabato, vero? No, venerdì, quando abbiamo Venerdì e corso. sabato, Venerdì e sabato, sì. sì. È tanto che Frodo è arrivato, ha vinto e Ale ha detto: questo è il weekend degli anziani. Grande, grande, grande nostro. Perché comunque Ale ha fatto un ottimo risultato. Io ho fatto un bel risultato. Gli anziani, Frodo ha fatto un bel risultato, giustamente, ma ha vinto lui comunque. Eh sì. Ahimè. Se no, Max. è sempre il re. È sempre il Fossero. re. Fossero Max, tutti cosa così gli dici? anziani, fossero tutti così gli anziani, cazzo. Poi è Ascolta, andato super, è andato super. cosa ti ha colpito nella gara maschile della PTO? Quali sono stati secondo te, Max, i momenti salienti? Allora, vabbè, errore tecnico che ha lasciato lo swimsuit il buon Hai visto che Frodeno. roba? Ah. Perché io lì non so, butterei un po' di polemica perché ovviamente. L'ha lasciato un official. Esatto, però appunto a maggior ragione dico, teoricamente sai che quelle robe lì vengono, io mi aspettavo Una sanzione, qualche certo. secondo di penalizzazione, qualcosa, ha comunque speso del tempo per levarselo lì la bici, nel senso che comunque, però io qualcosa, poi vabbè, poi la scena quando Blue scende dalla bici I crampi. E i crampi, e durante la corsa i crampi, e poi vabbè, la faccia di Blue quando Frodo esulta sulla linea di arrivo la dice tutta.
Già, cioè, lo vedi già. Proprio, è proprio una bella cartolina, una bella cartolina quella lì. Tra l'altro Paolo, le ultime due gare di Frodo, perché l'ultima sarà appunto il Mondiale a Nizza, e insomma non molla per niente, è tornato dopo un infortunio così importante ed è riuscito a battere tra l'altro anche un certo Jason West, che è stato un po' da tutti sottovalutato. Questo ha corso in 56 e ha detto: ma volevo correre anche più forte, e se correva più forte l'andava a prendere Frodo. Quindi veramente è stata una gara con dei colpi di scena importanti. In modo, sono disumane quello che riescono a fare, riuscire a tenere all'età che ha Frodeno, con tutti gli infortuni che ha fatto, lascia stare che sia comunque uno, resta per me un emblema, uno degli atleti più forti che abbiamo visto. Io me lo ricordo, l'ho incrociato perché io stavo arrivando in bici, lui era già all'Energy Lab, e a Kona correva quel Kona 2015 caldissimo, ma ha un'altra marcia, un'altra categoria. O quando è stato nel 2016-2017, quando è uscito dalla zona cambio con Sebastian Kienle a 3.30 e parlavano, cioè, stiamo parlando di adesso, quelli che sono adesso, Blumenfeld e il resto, sono cosa devi fare? Cioè, ormai se non corri una maratona in 2.40 all'Ironman, scusami Paolo, mi è venuto un sorriso perché stavo controllando nel frattempo anche dei messaggi su Instagram, perché ci sono delle cose che stanno succedendo, che alle tue spalle ovviamente, e il responsabile della pagina To Do Tree, che non so chi sia comunque, salutiamo. Volevo dire che il mio cane si chiama come te, Cico si chiama. Comunque scrive: puntata sulla coppia di fatto del triathlon. Salutiamo. Non posso più. Tra poco sveleremo anche l'arcano, comunque è già abbastanza chiaro. E adesso ridò un attimo la parola a Max, ma poi voglio sentire anche Paolo, perché vorrei che dicessimo due parole, anzi quattro, anzi dieci, su due atleti che ci hanno rappresentato alla grande, cioè Greg Barnaby e Giorgia Prierone. Intanto, oh che bello, c'è anche il nostro press, salutiamo Riccardo Giubilei, buonasera. Buonasera, ciao press. Allora, cosa diciamo dei due... 707 già, boys, i due 707, già lo sai che ho un debole per loro, e non l'ho mai nascosto, anzi l'ho detto che settimana scorsa, e che avrebbero fatto bene, e così è stato, perché mettersi lì davanti, soprattutto Greg, perché vabbè, lo strapotere femminile delle prime 4-5 è indiscusso, però Greg è lì nel top 10. Sì. Pelle d'oca, perché non è facile. Non so quanti italiani, penso nessuno, neanche il Fontello ai suoi tempi, se è riuscito a brillare così, con un livello così stratosferico, perché comunque c'è da dire che il livello, gli atleti di punta a livello internazionale, sia nell'Ironman che nel PTO, sono tantissimi, e mettersi lì e giocarsela lì. Io ho visto le immagini e le foto che sono succedute dopo, che erano dopo la gara, e vedere Greg lì davanti con il gruppetto dei 4-5. Mamma mia. Pelle d'oca. Pelle tra d'oca, l'altro veramente. È a ridosso della top 20, mi sembra 23, vicino a un certo Lionel Sanders. Cioè, stiamo parlando realmente, Paolo, stiamo parlando dei miti del triathlon mondiale, Greg è lì con loro. Con Lionello. Gregory e Giorgia restano, allora io li adoro più che come atleti, anche e soprattutto come persone. Gregory, io me lo ricordo, guarda, mi è capitata, perché non è tanto tempo, una foto vecchissima, penso che fosse l'anno 2014-2015, dove ho fatto un allenamento combinato, mio malgrado, con Gregory e Ale Fabian. E pensa a te che botta di culo che avevo quel periodo là. E mi ricordo, eravamo in studio da me e ci stavamo cambiando, e ho fatto una foto dove eravamo con le biciclette in mutande in studio, e c'era io, Gregory e Ale, e poi sono due persone fantastiche e traslano nello sport e nella prestazione
la meravigliosa cosa che sono loro due assieme in primis e singolarmente come atleti, come persone. Io non, ogni gara scrivo qualcosa a Gregory, chiaramente, perché poi ovviamente lui mi risponde se non la sto anziano, rompi balle. Però io a Giosa chiamo Scheggia, perché come vuoi chiamarla? Minchia, è un missile. A Zell'Amzè l'ultima volta l'ho vista passare, non toccava terra. Impressionante, davvero. Poi tra l'altro quest'anno Giorgio sta facendo delle cose fantastiche. Ma sono belli, bravi, brillante, forti. Non brillantissima la PTO, purtroppo capitano magari le giornate non al massimo della forma, comunque una a ridosso della top 10 anche Giorgio, quindi chapeau per la grandissima, bellissima gara che ha fatto. Ricordiamo, questo è veramente il GOAT del triathlon mondiale. E si è staccato un attimo Paolo, è tornato. Eccolo. Eccolo qua di nuovo. Sì, sei staccato per un secondo, però ci sei. Dicevamo invece, Max, il nostro Paolo ha citato per un attimo il leone azzurro, il nostro Ale Fabian, che porca miseria, è andato a Tallinn e si è preso, ricordiamo, terzo posto assoluto, ma secondo come campionato europeo. Quindi, ragazzi, veramente un garone. Cosa diciamo di Ale? Cosa vogliamo ancora dire? Cosa ci abbiamo ancora da dire? Ma l'abbiamo detto che doveva aggiustare un po' la bici, e secondo me ha centrato, perché è uscito davanti a nuoto, ha fatto un'ottima bici e poi dopo se l'è giocata lì a piedi, anche perché, se non mi sbaglio, da quello che era successo, io l'ho seguito un po' anche su Instagram, lui risultava quarto, poi dopo hanno squalificato il terzo perché ha preso un penalty e non si è fermato. Molto bello anche quello che ha scritto Ale in questo caso, infatti, sul fatto che purtroppo a volte capita anche che il risultato del campo venga non convalidato da delle situazioni, e insomma ha fatto i complimenti al suo avversario. Come è successo anche a lui e ad altri, anche a Greg, che sono stati squalificati l'anno scorso, e fa parte del gioco, insomma, ciapa e porta a capo, come si dice. Esatto, e hanno dimostrato entrambi, insomma, Greg, lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, Paolo, il signor fair play da quel Bardolino in cui ancora giovanissimo era stato fantastico, in cui aveva fatto appunto passare l'atleta che aveva sbagliato la strada. E invece di Ale Fabian, anche Ale tu lo conosci bene, Paolo. Ale, cosa vogliamo aggiungere? Paolo, ti sentiamo un po' a pezzi, scusami. Mi sentite? Aspetta un secondo. Se riesci a mettere le cuffiette, intanto andiamo avanti noi, Max. Insomma, Alessandro, la capacità anche... Meglio adesso. Tu intanto metti le cuffiette se riesci, vediamo, ci sentiamo meglio. Prova a parlare. Ok, mi senti adesso? Sì, sì. Adesso meglio, sì. Ok. Allora, Ale, la mattina stavo guidando e mi ha comprato una foto di lui e da Vale, che eravamo andati a nuotare in quel periodo subito dopo il Covid, e l'ho girata della mattina. No, Paolo, scusami, ci abbiamo ancora problemi a sentirti a scatti, quindi se riesci a recuperare nel frattempo le cuffie, perfetto. Certo. E intanto, dicevamo invece, Max, insomma, reinventarsi dopo una carriera infinita nel corto, a questi livelli, essere capaci comunque di essere performanti, non è una roba scontata, assolutamente. No, innanzitutto. Ci vuole voglia. Poi nel frattempo è arrivata una famiglia con adesso anche l'arrivo del secondo... Baby Fabian, quindi è assolutamente una propensione al sacrificio, alla dedizione, sacrificio tra virgolette, e al essere lì sul pezzo, che non è affatto banale, dobbiamo sottolineare questa cosa. Beh, soprattutto da quello che si vede comunque nel panorama internazionale, soprattutto in Italia, non è facile, già non è facile... rimanere ai massimi livelli alla disciplina più corto classica o alla disciplina della media e larga distanza. Immaginiamoci fare un salto dalla distanza olimpica a una distanza sprint a una media distanza completamente reinventato, perché comunque adesso, diciamo, anche con la Formula 100 cambiano un po' le gare. Diciamo, ci si avvicina un po' a una strada di mezzo, perciò anche
magari l'allenamento di un professionista rimane più centrato e riesce a fare entrambe le cose, ma quello che ha fatto lui è stato proprio cambiare in tutto e per tutto e giocarsela soprattutto, perché non era detto che riusciva. Certo, intanto aspettiamo ancora Paolo che si sta sistemando. Diciamo nel frattempo che in Italia c'è stata il triathlon sprint a Piediluco e complimenti a Carlotta Bonaccina e a Giulio Pugliese che sono state i più veloci. Ovviamente tutti i risultati li trovate sulla pagina mondotriathlon.it/risultati, ragazzi, dove volete trovarli ovviamente. Anche sul sito FITRI, ovviamente tutte le gare FITRI trovate i risultati ufficiali anche sul sito della Federazione Italiana Triathlon. E per tutte le altre gare internazionali direttamente da mondotriathlon.it/risultati avete i link diretti con anche altre informazioni e approfondimenti. Volevo poi parlare, prima di tornare un attimino con Paolo a parlare di Ale Fabian, anche per quello che è successo a Balıkesir, se si pronuncia così perché è turco, sì. Sinceramente il turco mi manca. Insomma, ci sono stati i campionati europei di triathlon su distanza sprint con i titoli per Elite, Under 23 e per Junior. E Junior. E insomma, gli italiani, in generale il gruppo Italia, non ha avuto delle punte di grandissimi risultati, se non per il bellissimo terzo posto conquistato da Ewan De Nigro, a cui facciamo ancora i complimenti, lo Junior appunto Carabinieri Bressano nel nuoto. È stato bellissimo anche il riconoscimento che è stato un mito del triathlon italiano, alla Manuela Janesi, che da sempre grandissima atleta, capitana azzurra nel triathlon lungo e nel triathlon anche corto negli anni 90, inizio anni 2000, e poi si è trasformata in un coach strepitoso che fa crescere tanti giovani atleti seguendo le sue orme. Quindi grazie di cuore e mano per quello che stai facendo con i tuoi atleti, ovviamente un grande in bocca al lupo per il proseguo a Ewan De Nigro e un grande in bocca al lupo anche a tutti gli altri nostri ragazzi che comunque hanno dato di tutto di più dal primo all'ultimo metro come sempre se fanno. E sottolineiamo ancora una volta, Paolo, volevo condividere anche con te questa considerazione che facciamo spesso con Max, il fatto che va bene, le chiacchiere da bar si fanno al bar, ma spesso e volentieri non ci ricordiamo abbastanza di quanto questi ragazzi, gli Elite, gli Junior, gli Under 23, dedicano la loro vita a performare al meglio. E capita, perché tra 60-70 atleti che partono ne vince uno, che ci siano le giornate in cui va tutto come non deve andare. Quindi invece di arrivare magari quinto, primo o decimo, arrivi quarantesimo. E dover subire, oltre alla difficoltà di dover superare quel momento, anche magari delle critiche che non tengono conto di quello che è la tua vita, il fatto che stai vivendo magari un momento particolare, è veramente una roba che dà ulteriore da fare. Insomma, non è che bisogna difendere a spada tratta sempre e comunque, certo che bisogna anche stimolare, anche magari con dei commenti da esterni, ma sempre col rispetto del fatto che questi sono atleti che stanno dando il loro meglio per performare al meglio. Cosa ne pensi, Paolo? Io penso, Dario, semplicemente che talvolta le critiche vengono da coloro i quali magari lo sport lo praticano più sulla televisione o sul divano che sui campi gara. E penso e credo soprattutto che, almeno questo dico spesso a mio figlio, che un buon risultato, una gara su tanti insuccessi, ci sta. Se tutto fosse programmabile, credo che le gare sarebbero già vinte sulla carta, no? Purtroppo può succedere qualsiasi cosa, soprattutto in uno sport come la triplice, cioè basta un freno tirato male che tocca e perdi quei 5 watt che ti fanno perdere quei 10 secondi che su uno sprint o un olimpico sono 3 posizioni. Pertanto, ma questi ragazzi cosa vuoi dire? Bisogna far tanta fatica sempre e far combaciare tutto. È sempre quello. Alla grande, un grande in bocca al lupo a tutto il gruppo azzurro. Paolo, torniamo a parlare allora del nostro Ale Fabian. Cosa diciamo? Sì. Mi dicevi che del messaggio anche che vi siete scambiati. Sì,
ti stavo dicendo che la mattina adesso ti sei diventato tutto scuro, ecco, sì, no, ma sono partite le cuffie, adesso le tengo là, le uso dopo perché adesso funziona tutto. La mattina gli stavo mandando una foto di lui e Vale, che eravamo al lago assieme, eravamo andati a fare una nuotata in acque libere periodo subito dopo il Covid, e mi ha risposto alle 5 dicendo: ma dove cazzo, che cazzo ci fai sveglio alle 5? No, che cazzo ci fai te sveglio alle 5, scemo? E allora mi ha risposto: ma io sto partendo per Tallinn. Ah cazzo, io sto partendo per dove cazzo andavo? A Danzica, là, no? Esatto, a Danzica, in che posto vabbè. Allora ho detto, gli faccio: ma cazzo, ma vai su a fare gli europei, mi fa... stavamo partendo da Bergamo, poi ci siamo sbagliati di 20 minuti, poi ci siamo scritti quando era su, e infatti ho scritto: ma no, non sapevo di avere un amico così forte. Poi Ale, ci conosciamo da tantissimi anni, conosco il papà, la mamma, Ale è come fosse un nipote, non puoi non volere bene Ale Fabio. È veramente una bravissima persona, oltre che un grandissimo atleta, assolutamente. Lo ripetiamo ancora, terzo posto assoluto, secondo negli europei di Ironman 70.3, ragazzi, europei Ironman 70.3, quindi stiamo parlando di una gara realmente davvero molto importante, quindi fatto un tanto numero strepitoso. Tanto di cappello, anche perché poi l'abbiamo visto... A lui e anche a José, che è il padrino di mio figlio, di Gregorio, e al quale secondo me va un plauso, perché sai... Il front line è sempre l'atleta, però c'è sempre il lavoro dell'allenatore dietro, a livello mentale, a livello fisico, che è un plauso, secondo me andrebbe fatto ad entrambi, sia lui che a José. Assolutamente, anche il suo coach mitico. Mi è piaciuta molto anche la foto che ha postato al traguardo, veramente affaticato, seduto, quasi sdraiato, insomma, che dalle realmente la visione di quello che significa dedicarsi al nostro sport, adesso senza farci troppi ricami, ma quello è, insomma, dare tutto dal primo all'ultimo metro. Abbiamo altre due garette prima di andare a Danzica, e parliamo velocemente: Annika Koch, la tedesca, il nuovo talento tedesco che vince anche la World Triathlon Cup in Corea. Takumi Oyo, il giapponese, vince tra gli uomini. Non c'erano atleti italiani al via in questa gara, e quindi perché erano tutti appunto impegnati negli europei turchi. Poi il mitico Norseman, ragazzi, parliamo un po' del Norseman. Max, Sebastian Kiel, che arriva solo secondo, però io ho visto i tempi, cazzo, ormai, mamma mia, cioè, anche nel Norseman vanno veramente forte. Cioè, una volta era difficile, cazzo, adesso devono averlo spianato, penso. Devono aver spianato la zona, perché non è possibile, perché vedo dei tempi stratosferici anche lì, complimenti. E poi vabbè, lui ultimo anno anche lui, perciò si è fatto questo regalo, magari avrebbe voluto vincere questo che piazzarsi secondo, però non so. Insomma, sempre pensa a te che regali di questa amica che si fa uno da se far nostro. Che si fa un mazzo così, oh, che bel regalo che mi sono fatto, per capirla un po' questa roba qua. E poi, tra l'altro, chiaro, non è per lui, ma in generale anche per gli italiani che l'hanno finita, già solo riuscire a iscriversi al Norseman è una gran fatica, è già un'impresa, sì. E devi fare questa gran fatica per farne una che è inenarrabile, tra l'altro. Comunque, complimenti a John Breivold, anche qui è norvegese stretto, non lo conosco proprio benissimo, che ha vinto per la terza volta consecutiva, e lui è anche il detentore della migliore prestazione. E Flora College, invece, i nostri finisher sono stati 4. Giorgio Zanetta, Alberto Cambio, Riccardo Cassarai, Andrea Giordano. La sfortuna ha voluto... Grande Ricchi! Grande Ricchi, davvero. Purtroppo Matteo Fontana, che era iscritto, avrebbe voluto fare una bella gara, sfortunato, perché si è infortunato qualche settimana fa e non ha potuto partecipare. Allora è il momento di raccontare quando hai preso questo, come sei andato su, come siete andati su in macchina, camper, come eravate organizzati? In camper, io arrivavo una settimana, mi voleva. Sono andati su in aereo, Bergamo, Danzica. Giusto, lo raccontavi prima, Danzica. Che io sono riuscito a capire i nomi ieri quando sono arrivato a Bergamo un'altra volta. Perché potevo chiamare, perché 2 anni fa dovevo aver fatto un challenge con Ale, strano, a Danzica.
Okay. Ad Danzica, un caldo. Mostruoso. Anche perché in polacco credo che si scriva Gdansk e quell'altra Gdynia. Non è colpa mia se mettono le consonanti a cazzo in polacco. Mettono le consonanti a caso, non si capisce niente. Sicché io continuavo a chiamare Gdynia Dansk e Dansk Gdynia. Mi prendevano tutti per il giro, mi mettevano tutti in giro perché mi dicevano, guarda che è Gdynia, avanti questa roba. Però spiegaci un po', perché c'era un sacco di gare lì, c'era il medio e il full, giusto? Sì, okay. Medio e full. Allora, io ho fatto il medio assieme a Ale, a Nicolino Duchi, detto il down, detto anche il Conte, adesso è il Conte Duchi. Il Conte Duck. E poi c'era il nano maledetto, che era Ivan Cappelli. Che spettacolo di uomo. Anche Ivan, perché è veramente fantastico. Oh, è meraviglioso Ivan. Nino D'Angelo, la Vale. Ok, la Vale. Perché io sai che sono quei soprannomi. E poi c'era la Ingrid, Lillehammer, Lentaler e Claudio, mitico Claude Rossi del Triathlon Alto Adige. Fantastico. E sua amorosa Anna Nausica. Guarda, abbiamo fatto un gruppo stupendo. E poi c'era la Ivana, che era la sorella di Ivan. Perfetto, che però Ivan. Si chiama Ivana. No, non mi ricordo come si chiami, ma io per capire Ivana. Ecco. Saluto. Ascolta, insomma, io vado a leggere prima quello che è successo, insomma. Quarta la Nina D'Angeli. Nino D'Angelo. Quarto il Duca, decimo il Dega. Vittoria di Paolino La Placa il Degano, e poi tra l'altro vittoria di una certa Ingrid Lantaler, che è italianissima, di una certa Jessica Sardi, la Jessica, Maria la Jessica numero uno, la Jessica erano la due Jackie. E una si è ritirata, ha vinto. Fantastico. Jessica, sei la mia idola. E anche Elisabetta Maria Mannini ha vinto anche la vetta, quindi veramente un sacco di bei successi da Gdynia. Però raccontaci un po' meglio come è stata questa gara, com'è la gara in sé. Poi tra l'altro c'è stato anche un problemino con l'acqua. C'è stato un disastro, ha fatto brutto tempo praticamente sempre. Cioè, abbiamo preso più acqua lì che, non so, se fossimo andati a gareggiare, credo dimmi la località, in Scozia, avremmo preso meno acqua, cioè pioveva sempre. Il giorno prima della gara danno un'allerta meteo, che culo, e dicono, il full parte regolare, il mezzo vi facciamo fare 4 km a piedi, poi prendete le bici e poi fate la mezza. E invece, come al solito, organizzazione alla polacca. Allora, il full, siamo arrivati in acqua perché io accompagnavo... Cos'è che hai detto? Chi Ingrid? Che accompagnavi Ingrid? Accompagnavo Ingrid, sì. Accompagnavo. Okay, io sono andato su per vedere la gara di Ingrid, tendenzialmente. Sicché accompagnavo Ingrid dalla mattina alle 4, siamo alzati, siamo andati a fare colazione, siamo andati a guardare l'acqua, ho guardato l'acqua e gli ho detto, cazzi, non era proprio bella. Tanto che a un certo punto hanno detto, basta, non si nuota, cut off, ed è partita... dovevano partire alle 6:30, alle 7, sono partiti alle 7:40. Poi è arrivata una... Ma sono partiti con la bici, quindi? Sì. Ok, perfetto. Sì, ma sono presi tanti di quell'acqua, che è una roba inguardabile. Noi siamo partiti, dovevamo partire alle 9:30, siamo partiti alle 10:00, con un sistema un po'... tanto che i pro si erano un po' lamentati perché mi facevano partire a 10 o 20 secondi l'uno dall'altro, che puoi immaginarti, andavano ad estrazione, no? Chi partiva prima, chi partiva dopo, avevano tirato fuori dei biglietti. E poi la corsa è stata, la corsa secondo me è stata bella perché tutto sommato era nuvoloso, temperatura ideale, 17-18 gradi, la corsa non è così scontata, nel senso bella secondo me per il 70.3, perché hai un giro unico, molto molto bello, mosso, sei sempre in spinta, divertente. Avessi visto la strada forse me lo sarei goduto di più, ma non se ne ammazza tra pioggia e nebbia. Ascolta, a questo proposito c'è una domanda che ti fa il press, che dice, ma quelle bottiglie alle spalle di Paolo sono di arredamento? Praticamente sì, perché sono bottiglie. Allora, ringrazio il presidente di farsi i calci propri, no? Allora, sono bottiglie che mi regalano,
tra l'altro un paio me l'ha regalato anche il Duki, e sono lì perché ovviamente tra una storia e quell'altra è da novembre che preparo, e non puoi metterti a bere vino, bevi birretta ogni tanto, infatti adesso c'è una bottiglia che devo aspettare di bere quando torno dalla, anzi quando torno dalla Svezia con Ingrid, perché le piace, allora ho detto la tengo, la mettiamo in fresco così la beviamo. Perfetto, okay. Ecco. Isolato. Comunque anche l'arcano, sì, delle bottiglie. La gara è bella, la gara è bella. La gara, secondo me, con un tempo migliore sarebbe stata una bella. Il mezzo, secondo me, perché l'intero sono tre loop di bici, secondo me, un po' noiosi. E sei giri di corsa devastanti, perché c'è una salita che. No, oddio. Io poi l'ho seguita la gara con monopattino. Raccontaci un pochettino la tua di gara, perché tanto che. Che Vale, Nick e il Dega vanno come gli aeroplani, lo sappiamo, bravissimi, ok. Ma tu hai fatto un garone, ragazzi. Comunque, stavo contento, nel senso, l'idea non era di farla così. Non è di farla così perché doveva essere una preparazione per Kalmar, che ce l'ho fra 10 giorni. E Ale mi ha detto, tiene il ritmo Ironman, pertanto mi aveva dato i wattaggi, il battito cardiaco, perché il giorno prima siamo andati a correre, faccio, Ale, strategia di gara, parto a tutto, arrivo a tutta. In alfa, no, no. Poi invece sono partito in bici, la gamba sentivo che girava bene, che stavo bene, non mi faceva male, il cuore andava su bene, ho detto boh, proviamo, ed è venuta fuori quasi 38 di media. Poi sono sceso, ho detto bah, sentiamo queste gambe qua come se girano bene, e sono partito 3,50 e ho tenuto per i 14 km sotto i 4. Poi ho calato un po' perché mi hanno detto sei secondo e il primo corre più piano di te. Il primo l'ho passato, ma sto cazzo, perché io ho chiuso a 4,02. E lui ha chiuso a 4,04 lo spagnolo. Ce l'avevo proprio alle spalle. 45 secondi gli ho dato. Ma. Insomma, però ecco. È stata una bella gara, mi sono divertito un sacco. Mi sono proprio divertito. Ascolta, bello. Adesso voglio chiedere però a Max. Max, ascolta. Ingrid Lantaler, chiedo a te, prima assoluta del full, al primo Iron Distance, ok, ovviamente non c'era il nuoto, l'abbiamo detto, ma ha chiuso con un 9,17, la tocco piano. Cosa vogliamo dire di un atleta che fa il suo esordio in questa maniera? Diciamo che promette. Promette molto bene. Beh, diciamo che è accompagnata bene, non è che va in giro con uno scarsone, Paolo, in giro già con gente di livello. Raccontaci un po' come l'ha vissuta anche questa primo Iron Distance. Era molto. Allora, potremmo raccontare anche da lei. Io di Ingrid posso dirvi, vabbè, sono parte in causa, pertanto. È colpa è tua. Che, cosa volete che vi dica? È un atleta, vi parlo come atleta. Allora, ho fatto con lei diversi lunghi, sia a piedi che in bicicletta. A piedi lei è devastante, nel senso che teneva i lunghi a 35-36 al mio ritmo, 4,30-4,32, senza nessun problema. Però io stavo preparando il passatore, lei no, tanto per altre idee. È un ex trail runner, pertanto ha una base aerobica, un fondo mostruoso, una resistenza alla fatica mostruosa. In bici è forte perché col trail ha formato una forza nelle gambe altrettanto mostruosa, ed erano le due sue frazioni molto più forti. Deve chiaramente migliorare nel nuoto, si sta adoperando per migliorarsi nel nuoto, però secondo me, io gliel'ho detto anche oggi, gliel'ha detto anche l'Ale, gli ha detto guarda che tu la qualifica con la prendi quando vuoi, e secondo me è così, è proprio forte, ma è forte mentalmente lei. Esatto, quello che ti volevo chiedere, poi l'aspetto mentale credo che sia quello che poi sempre fa la differenza, no? Una resistenza alla fatica che poche persone hanno, soprattutto sui lunghi, perché sui lunghi io a un certo punto le ho detto all'ultimo giro adesso basta, fa male alle gambe, credo che te ne mai le gambe, Paolo, stai andando via a 4,30, hai fatto i primi 14 km a 4,30, te credo che male alle gambe, ho detto guarda, stai lì con la testa, stai concentrata, adesso è solo testa, basta, non devi pensare altro. Era un po' nervosetta i giorni prima. Un po', Cobra reale a confronto era un agnellino, sporo,
sapevo più cosa fare, stavo fermo, tipo, hai presente l'uomo di gesso, fermo così, sul divano a casa, avevo paura anche a toccare il telecomando, una membrana, che colpa questa. No, comunque, scherzi a parte, ovviamente la tensione della prima, del primo full, sì, ci sta. Poi comunque la mattina, quando le hanno tolto il nuoto, basta, cioè... Alla grande. Gli ho fatto un radiocorso e ho detto, se le regalavo un diamante da 10 carati, non era così contenta. No, pregava un cazzo. Tolto il nuoto, si è rilassata e ha fatto una grandissima gara, ma proprio mostruosa. Brava, brava, davvero. Sì. Complimenti, complimenti. Paolo, ti volevo chiedere ancora, per chiudere questa parentesi che abbiamo fatto su Gdynia o Gdansk, che dir si voglia. Poi posso salutare il mio amico Claude Rossi. Sai, dai, che ha schifato la slot, un polacco maledetto, compasso dal niente. Oh no, la slot! Sbando pugni sul muso, volevo dare. Claude, la prossima volta la prendi. Lo dico io. Dai, va bene. Ascolta, ti volevo chiedere del clima, dell'atmosfera, della bellezza, del far parte di una... del vostro team, insomma, di quanto sia importante, lo diciamo sempre, insomma, il triathlon non è uno sport individuale, ma se trovi degli amici che sono più di un team, insomma, la vostra è realmente una famiglia allargata, diventa tutto più bello, non più semplice, ma anche nel difficile si fa e viene tutto fuori meglio, insomma, in poche parole. Il bello che secondo me, vabbè, poi parlo per la mia squadra, perché probabilmente altre persone potranno dire le stesse cose per la loro di squadra. Però noi abbiamo Ale, che è chiaramente il capostipite, anche se è il capitano, è la testa di legno lui, perché il vero capitano sono io, cioè lui non lo dice, ma... No, a parte scherzi, noi cerchiamo sempre di vivere le gare nel modo molto più facile, perché è inutile consumarsi nei giorni prima con tensioni, pensieri... Tanto quello che hai fatto, lo hai fatto. Quando arrivi in gara è inutile stare lì a pensare, ah, avrei potuto fare un lungo in più, un lungo in meno. Quello che hai fatto, hai fatto. Conta che poi io dico sempre che i pro hanno un'altra marcia, hanno un altro motore, fanno un altro sport rispetto agli age group. E soprattutto noi age group paghiamo per fare questo sport qua. Paghiamo tanti soldi, paghiamo le iscrizioni, paghiamo i viaggi, paghiamo tutto. Perché non divertirsi? Poi ovvio, c'è la competizione, perché quando sei in gara poi non è che devi andare lì a fare il pagliaccio, se no stai a casa e giochi su Strava e fai i rulli. Però secondo me il bello della Dolo è che c'è un po' di tutto, c'è tra l'esperienza di quelli che hanno fatto tanti full, l'esperienza di quelli che magari ne hanno fatti pochi e però li hanno fatti con enormi risultati, parlo di Ale Conciatti, tipo, no? Ne ha fatti un po' di meno, però anche Ale è meraviglioso. E poi noi cerchiamo sempre di coinvolgere più persone possibili. Pertanto, anche se sono di altre squadre, in questo caso, vabbè, c'era il contatto con Ingrid e con Claudio, poi con la sua ragazza. Poi è arrivato il nano, Ivan, con sua sorella. Ma quando siamo fuori noi della Dolo non è che pensiamo a chi è della squadra, chi non ce ne frega sostanzialmente, o cazzo, cioè. Noi siamo lì, facciamo il radio corsa, ci divertiamo, stiamo a cena assieme, andiamo a correre assieme. Poi ovvio in gara ognuno pensa a sé, però il bello della Dolo è proprio questo, cioè Dolo 2 2 3 è proprio questa cosa qua. Lo sport per noi è divertirsi. Ecto. Poi c'è un imbecille che fa il radio corsa ogni 3x2 anche prima della partenza, si vede. Si vede che vi divertite alla grande. Max, allora, prima di cominciare a parlare di Sandrina Mayrhofer, che ne ha combinata un'altra delle sue, volevo velocemente anche fare i complimenti a Massimiliano Manzi, che è andato in Ruanda e si è preso il primo posto M40 ed è arrivato anche decimo assoluto nel 70.3, grande Max. Complimenti. E poi diciamo anche che la prima del Challenge London, in realtà il London Triathlon è una gara storica con migliaia di partecipanti, quest'anno in tutto ne hanno fatti più di 5.000, ma nel triathlon medio Sam Laidlaw, il francese, e Fenella Langridge, la britannica, sono stati più veloci. Davvero importante continuare a sottolineare il fatto che al triathlon, in questo tipo di triathlon, nelle grandi città comunque arrivano addirittura fino a più di 5.000 persone, Hamburgo ne fa anche di più, insomma. Ma non lo so, E quindi è possibile. Perché...
perché nominavano quello di Londra. Ho letto un po' di news, adesso bisogna vedere precisamente. Forse sono dati pre-Covid. Io ricordavo che c'era un testa a testa tra Amburgo e Londra, cioè, ed che era parrebbe essere il triathlon più numeroso al mondo da diverse testate estere che parlavano di numeri, però bisognerebbe analizzare poi realmente chi è sì, il senso è comunque, Max, è proprio il fatto della partecipazione, cioè di non fermarsi al vedere solo i super agonisti, ma di accogliere anche, tra virgolette, una persona che magari vuole non provare. È super fit con la bici graziella o poco più, insomma, anche per chi vuole approcciare in un super sprint magari con distanze più adeguate. Beh, c'è spazio per tutti, Soprattutto per me, se c'è spazio per me c'è spazio per tutti. A parte questo, andiamo a parlare di Sandra Mayrhofer va a Glasgow e si prende la top 10, nona al mondiale. Cosa diciamo ancora di questa atleta? Ma vabbè, non è nuova queste prestazioni di solo mountain bike. Campionessa italiana di mountain bike, tra l'altro, si era appena laureata campionessa italiana. Sì, marathon. E ha avuto un guasto tecnico, perché poi ho letto sui suoi social che parlava di un guasto tecnico, sì, che altrimenti avrebbe potuto fare di meglio. Okay. E potuto fare di meglio vuol dire un top 5, se non ai piedi del podio lì. Mamma in zona mia. Beh, mamma, ma comunque mia, si sale, ha un motore incredibile, e io vorrei vedere il suo piano d'allenamento, perché io penso che, conoscendola, la mattina è andata in bici, poi magari quando ha fatto la top 10 il pomeriggio è andata a farsi un 3000 in vasca, sì, o è andata a farsi un 10000, perché poi tra l'altro sottolineiamo anche questo, e chiedo anche a Paolo l'intervento di Paolo, insomma Sandra è una insegnante di educazione fisica, quindi benedetti siano i suoi, cioè che fortuna che hanno i suoi studenti, tra l'altro, ed è capace di performare nel multisport. Lei ha detto: ho incominciato a fare questo sport del triathlon perché farne solo uno si annoia, e quindi voleva stare all'aria aperta a farne il più possibile. Tu, Paolo, che rapporto hai con la mountain bike, con il cross triathlon in generale? Con la mountain bike, non so se ti ricordi un video postato un pre-Covid dove caracollavo di faccia e mi spaccavo il setto nasale. Ecco. No, ho fatto un paio di Dolomiti Superbike io. Mi sono divertito. Secondo me è bellissima d'inverno perché ti permette di uscire e di scaldarti subito, perché fai la prima salita e sei già caldo. Certo. Poi l'ho abbandonata un po' negli ultimi anni a discapito, cioè a favore dello sci da fondo e dello sci d'alpinismo, per sviluppare comunque sempre un tipo di forza, più forza resistente. Però secondo me la mountain bike per la preparazione invernale io l'ho fatta tanta, ho fatto anche delle gare con scarsissimi risultati, perché poi è un altro sport, però vedo che chi fa mountain bike ha delle capacità anaerobiche elevatissime, perché sono sempre su di cuore in un modo micidiale, con una forza strepitosa. Pertanto spero di riuscire, magari adesso se calo un po' con gli allenamenti, vero Ale? Vero Ale? Vero Ale? È così. di riuscire a metterci dentro un po' di mountain bike. Vero Ale? Ci speri, Ale, tieni duro. Speranze vane ormai, ma... Ascolta, poi tra l'altro, Max, nel weekend, lo diremo tra poco, tra qualche minuto, ci sarà anche l'Xterra Czech. Si va in Cechia a bere birra. In Repubblica Ceca a bere birra sempre, c'è una due giorni con Coppa Mondo e Short Track, e ovviamente c'è sia la nostra Martolina Menditto, ma c'è anche Sandra Mayrhofer a tenere alti i colori dei pro azzurri. E tra gli uomini ci sono in particolare Michele Bonaccina, che lo ricordiamo difende la quarta posizione nella World Cup, ma non solo, ci sono poi ci anche sono altri big, ci sono ragazzi. Tutti i big, ci sono, sì, sì, a livello ma prima di questo dobbiamo affrontare un discorso che può essere anche banalizzato e ci facciamo anche due risate, però in realtà è molto importante,
e lo diciamo subito, World Triathlon si sta impegnando per far sì che tutto si svolga al meglio, sia nel test event di Parigi, sia ovviamente per far sì che il governo francese e la città di Parigi stanno mettendo davvero un grandissimo impegno per far sì che la Senna sia assolutamente usufruibile al meglio. C'è stato un problema, ovviamente, lo diciamo Max, no? Spieghiamo un po' la situazione, che se è venuta fuori prima a Sunderland e poi a Parigi in pochi giorni. Sì, Sunderland, i numeri parlano di 57-60 atleti che hanno avuto disturbi gastrointestinali dopo aver toccato l'acqua, diciamo così, dopo aver nuotato lì. E la stessa cosa a Parigi, tanto che hanno annullato il test event del nuoto in acque libere che dovevano fare la prova, se non mi sbaglio, 10 km. Open Water Swimming World Cup, sì. Esatto, cosa vuoi che abbiamo letto di numeri da capogiro, si parla di 1.400 milioni di euro per gestire quello che è l'impianto fognario con dei sistemi, ma... Non lo so, siamo a un anno delle Olimpiadi, e sappiamo che per una metropoli così non è facile, speriamo che risolvano il problema. Oramai il test event è dietro l'angolo, perciò non so quanto possano fare in realtà. Sì, anche perché poi la considerazione del fatto di piogge improvvise e abbondanti purtroppo è un qualcosa che sta diventando una consuetudine, non più un qualcosa di assolutamente atipico. Quindi, insomma, sono discorsi complessi, ma ovviamente sottolineiamo ancora l'impegno da parte del governo francese, della città di Parigi, ovviamente di tutta la World Triathlon e non solo, anche delle altre federazioni, appunto quella del nuoto in acque libere, per far sì che si possa fare il tutto anche alle prossime Olimpiadi. Paolo, la considerazione che faccio è che spesso ci buttano a nuotare in posti che i francesi non hanno il bidet. Già si spiega tanto. Vero, e si spiega perché. In generale, dai, se tu guardi un po' la tua carriera da triatleta, a volte ci hanno fatto nuotare in condizioni e posti. Io mi ricordo un Budapest 2014, dove c'è arrivato l'allerta del Ministero della Sanità il giorno prima della gara, dove dicevano che l'Escherichia coli era 6 volte il limite consentito. Porca. Volevo ricordarvi che l'Escherichia coli, sapete cos'è, affiliata, vero? Non è che nuoti nel balsamo di tigre. È proprio lì. Allora, cosa hanno fatto? Quei geni degli organizzatori facevano vedere un video dove bevevano l'acqua del Danubio. Si saranno cagati tutti addosso. Sì. No, c'era un sommozzatore sotto che gli cambiava il bicchiere, molto banalmente. Cioè. No, ma non esatto. Ci credo. Vabbè. Ci hanno fatto nuotare, dopo hanno cancellato, Budapest l'hanno cancellato per quel motivo là, credo, perché non poteva nuotare nel Danubio, è una roba... A parte che poi anche San Morin nuoti nel Danubio. Purtroppo, ma si sa che il Danubio slovacco è più buono da bere. Danubio è rinomato. Acqua cristallina, Olbia praticamente. Andiamo avanti. Allora, siamo pronti per parlare un po' di quello che sarà invece il weekend. Anzi, prima sono veramente felice anche perché sarò parte di questo grande evento, nel senso che avrò la fortuna di poterlo raccontare. Siamo a meno di 2 mesi ormai dalla World Triathlon Cup Roma, insomma è importante sottolineare in generale, prima avevamo con noi, non so se è ancora con noi, il nostro presidente Riccardo Giubilei, il fatto che la federazione si sta realmente impegnando nel voler portare grandi eventi, adesso poi nella città eterna, questo sarà, Max, un biglietto da visita per il mondo intero, super biglietto dell'Italia. Super biglietto da visita. Ovviamente ottime scelte dal punto di vista federale. Spero che le scelte siano super vincenti, perché comunque avere un triathlon nella città eterna, tanta roba, ragazzi, non è che come tutte le grandi città ne hanno uno anche, esatto. anche lì poi non è un triathlon, non è una gara qualsiasi, cioè si parla di gare di livello stratosferico, perciò saranno grandi campioni assolutamente, esatto. Paolo, ci viene a vedere il 7 ottobre a Roma? Oh, potrebbe anche essere. Adesso chiedo al mio comandante, che non è più De Gasperi, per quello che dico a Cico. Cico, ormai la coppia di fatto è andata. Arca miseria.
No, scherzo, ma potrebbe anche essere, Mario, andiamo a fare un giro a Roma, vado a dormire a casa di Cicco, mangio a casa sua, vero Ingrid? Andiamo tutti alla da grande. Cicco, Cicco offre. No, questo è un evento che, insomma, è importante, perché è importante che cominciamo a parlare dei nostri eventi, grandi eventi internazionali, anche in questi termini, Paolo, non so cosa ne pensi, dal punto di vista della comunicazione, perché è chiaro che siamo atleti e che quindi abbiamo voglia di gareggiare, ma come per gli altri sport, il nostro triathlon è assolutamente... dobbiamo anche essere capaci di far vedere quanto è bello anche da vedere, insomma, appassionante da seguire, soprattutto con percorsi in cui gli atleti più forti si possono mettere in mostra con una, tutta la loro efficienza, diciamo così, no? Che poi, per assurdo, quando in Italia, che noi siamo arrivati un po' per ultimi, no? Ultima ruota del carro per vedere il triathlon anche in televisione, sebbene abbiamo dei posti dove fare le gare meravigliose, dove abbiamo degli atleti, secondo me, che nulla hanno a invidiare, certo, non a determinati top atleti mondiali, però non dobbiamo essere secondi, secondo me, mentalmente a nessuno. E abbiamo sempre visto che, salvo qualche raro caso, quando ci sono manifestazioni di triathlon nel territorio ben promosse, ben organizzate, hanno un riscontro di pubblico molto elevato. Certo. Alla gente piace vedere gli altri far fatica, cioè, è un concetto un po' strano, però vedere poi la gente far fatica piace. Io mi ricordo il primo Ironman Serbia, sei di te, credo, no? A fare sì. Lo speaker, che Ale sì. Poi si era ritirato, ha vinto Dreitz. Sì, esattamente. Heinz by Dreitz, proprio lui. E mi ricordo che c'era un disastro di persone, c'era io mi ricordo mai vista, quasi la finish line me la ricordo bellissima, pazzesco. Più bella di Klagenfurt, sì. Sì. Basterebbe semplicemente crederci forse un po' di più anche nelle le istituzioni politiche, le amministrazioni comunali, insomma. Qui è veramente un tasto complicato, non lo sappiamo. Comunque non si molla e si continua ad andare avanti con questi grandi eventi che, sottolineiamo, sono davvero molto importanti per veicolare tutto il messaggio del grande triathlon. Andiamo un pochettino velocemente, perché forse ce la facciamo, Paolo, per la seconda volta consecutiva, incredibile. Io e Max a stare nell'ora della chiacchierata, non succede mai. Settimana scorsa abbiamo fatto un'ora e un minuto, ma per la chiusura mia finale, vediamo se riusciamo. Allora, Ausilia, 23esimo Triatlago dal Savona Triathlon, Triathlon Sprint, sempre molto amato dagli amici della zona e non solo, quindi chi vuole, in Italia non c'è tanto molta altra scelta. Poi abbiamo già detto dell'Xterra Check con la tappa di Coppa del Mondo, di Short Track il giorno dopo, sabato e domenica, con tanti azzurri che saranno presenti. Questa è la gara storica del circuito Xterra. Poi ci saranno altri due Xterra che valgono sempre per qualifica, perché ricordiamo, a Molveno ci sarà ancora per il secondo anno consecutivo il campionato del mondo di Xterra, lo ricordiamo sempre. E poi vorrei concludere, chiedo proprio a Paolo poi che cosa ci può dire, se... non so se l'hai fatto e comunque sicuramente sarei affascinato da questo mito del triathlon mondiale, si svolgerà a Ferragosto il 39esimo Embraer Man. Cosa ti ispira? No, allora non l'ho mai fatto e non è neanche mia intenzione farlo. Allora, no? Messaggio per il Dega, insistiamo per fargli fare anche Embraer Man, no, a Paolino. Perché guarda, no? Che, allora, c'è già una cosa in essere. Una volta mi va, ma perché non fai Lanzarote? La domanda mia è stata tale, ma perché lo devo fare? Cioè, già ne ho pieno le balle a fare uno normale, ma anche quelli duri. No. Allora, mi sembra che l'abbia fatto Ale, no? L'anno scorso, 2 anni fa. Non mi ricordo, ma mi sembra di sì. So cioè, che ha fatto... parte sì. E mi ricordo che mi raccontava che avevano le borracce, cioè tipo dovevano portarsi le borracce da soli, dovevano avere le borracce e riempirsi le borracce. No, allora, massimo rispetto, io nutro una stima infinita, anche quando ho visto adesso il resoconto di Kinley sulla gara, che ma sono bravissimi, ma bravi, ma meno a passo, cioè una roba meravigliosa, bravissimi, applauso, li stimo, se li vedo che struggono anche la mano, ma è secondo me, no, grazie, no. Max, invece per te com'è? Cioè, Embraer è un fascino per te, eh? Sai che le carico la salita, ma per me va sempre bene. Io addirittura credo 3 anni fa ero anche iscritto, ma poi davanti all'evidenza che non mi stavo allenando in bici ho detto
evito di andare a morire in terra francese, quindi me ne bravo Dado, scelta intelligente, ascoltami mica, so. E invece tu Max ci hai fatto un pensierino mai? Un pensierino sempre, sai che poi dove c'è salita a me, dove ci sono le montagne mi ti piacciucchia la bici, mi sembra, mi attirano sempre, dovete sapere questa cosa, quando ci sentiamo durante la giornata io e Max principalmente lo becco sempre 99% delle volte in bici, quindi evidentemente o c'è una casa ambulante sulla bicicletta o esce parecchio il nostro, o vive in un velodromo, può essere, non è lontano da casa comunque il velodromo. Quando è la partenza per Kalmar invece, Paolo? L'11 partiamo in camper, io e i miei uomini. Faremo la gara sarà invece Kalmar il 19 e poi il 22 prendo il traghetto, vado a Turku, e il 26, se non sono un anello mancante tra un uomo e un muschio, provo a fare il mondiale di Latvi. Cioè tu fai Kalmar e nello scarico ti fai un mondiale di aria. Allora ti racconto questa, perché non posso raccontarla, perché non è colpa mia, devi capire che tutte tre quarti le disgrazie che capitano nella mia vita sono imputabili a Alessandro De Gasperi, sportivo, sportivo. Okay. Allora accade l'anno scorso che io a Zell-am-Zee faccio una gara bella e prendo, era un 5 slot, quinto, sesto, non mi ricordo, vabbè, comunque. E gli faccio, Ale, guarda che secondo me, però gli ho detto, è a 8 giorni da Kalmar. E la domanda di Ale è stata, ma tu vuoi tornare a Kona? Io ho detto, no, basta, ho detto Ale, no. Ok, e la seconda domanda è stata, c'è un traghetto? C'è un traghetto? Io ho detto, Ale, ma come c'è un traghetto? C'è un traghetto che va in Finlandia? Sì. E allora prendi la slot, ma non prendi la slot. Cazzo, non andrei mica a vincerlo il mondiale, no, capito, ma non neanche da trascinarmi, non è che devo arrivare carponi. E quindi, pertanto da lì ho detto, se Ale mi dice di prendere la slot, siccome sono un po' autistico, prendo la slot. Adesso mi sono organizzato i traghetti, adesso sto organizzando con la signorina che è arrivata prima lì. Ah, la Ingrid. Sì. Con Ingrid se viene su, e poi niente, farò questa doppietta per Kalmar e poi Latvi, vediamo. E poi ce la racconti appena riprendiamo per se arrivo vivo, ve la racconto volentieri. Sono alla già stanco grande. Per te. Mamma mia. Attenzione, perché se la facciamo anche stavolta, Max, tu sei pronto con la, 59, con la perla? Ce l'ho qua la perla. Vai, allora devi sapere, Paolo, che noi chiudiamo con la perla del Max. No, ho visto. Tira del Max, vai. No, vai, perla, Super Marabous. Nel triathlon, come nella vita, scopriamo che la resilienza è la chiave per trovare l'equilibrio fra la forza interiore e la perseveranza lungo qualsiasi percorso. Io incomincio a non capirle più, perché sono troppo dense. No, però devo ti propongo leggerire. Una cosa, la prossima la fai in spagnolo, la fai un po' spagnoleggiante, che è più bella ancora. Va bene. Allora, un grande abbraccio, un grande ringraziamento al nostro Super Paolo, il Degano. Grazie a voi, Dado, grazie Max. Grazie davvero. Ciao, grazie Max. Grazie mille. Buonasera a tutti, buona serata a tutti i nostri amici, ci vediamo alla prossima puntata. Ragazzi. Ciao, enjoy. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.